È convocato per mercoledì nella sede di Confindustria a Modena il primo tavolo sulla Belco, dopo l'annuncio della proprietà di voler chiudere la produzione lasciando a casa 350 lavoratori. Anche i vertici nazionali di Confindustria esprimono solidarietà per i lavoratori, per voce dell'imprenditore modenese e presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Questa mattina a Mirandola è andato pure il prefetto Alessandra Camporota, che ha garantito l'impegno delle istituzioni. La partecipazione è un elemento chiave anche nell'avvertenza Mozart-Belco. A Mirandola il presidio continua senza sosta, c'è stata la grande manifestazione. Un altro appuntamento importante avverrà mercoledì nella sede modenese di Confindustria, di fatto il primo tavolo per andare a definire un destino diverso per 350 operai, lavoratori di questa azienda che produce strumenti per la dialisi. Ma intanto Confindustria nazionale, per voce del presidente modenese Emanuele Orsini, ha manifestato la sua solidarietà assieme a tutti gli enti del territorio, inclusa la prefetta Alessandra Camporota. È stata un'altra lunga giornata di presidio davanti alla ex Belco, l'azienda biomedicale di Mirandola del gruppo Mozart Medical, e l'iniziativa dei lavoratori proseguirà 7 giorni su 7, H24, con turni di 8 ore. Sindacati e lavoratori non mollano, non vogliono l'annunciata interruzione della produzione di macchine per dialisi e dei relativi consumabili, con un conseguente esubero di 350 dipendenti, senza contare l'indotto. Una crisi mai vista nel settore biomedicale della Bassa Modenese, un'eccellenza italiana ed europea. Le istituzioni sono al fianco dei lavoratori, si sta lavorando per organizzare tavoli di trattativi in regione, mercoledì è stato annunciato uno in Confindustria Modena. Oggi lavoratrici e lavoratori hanno ricevuto la visita del prefetto di Modena Alessandra Camporota e dal presidente della provincia Fabio Braglia. Voglio fare la mia parte insieme a tutti quanti, quindi al solito il metodo è quello di lavorare insieme, quindi lavorare insieme con la regione, con la provincia, con gli enti locali. Tra l'altro ho un marito che è nefrologo, quindi poi immaginate, io la dialisi, diciamo, l'ho un po' respirata, so quanto quella produzione così, così perfetta, che richiede una manualità, che richiede una specializzazione che le donne e gli uomini di questo territorio hanno sviluppato nel tempo. Ci siamo uniti perché Belco poi vuol dire bella compagnia e abbiamo la fortuna di avere un grandissimo supporto dalla comunità. Ad esempio vorrei menzionare una mensa che tutti i giorni ci fornisce quintali e quintali di pasti per tutti noi. Mozart ci ha sempre detto che le persone sono al primo posto, che noi dovevamo salvaguardare la missione di questa azienda, che è salvare le vite umane, quindi ci dovevamo mettere il cuore, e questo è il cuore che ci ha messo loro. Se succede questo, una delle biomedicali più importanti qua a Mirandola, può succedere a chiunque, sinceramente. E un altro importante messaggio di sostegno ai lavoratori Belco è arrivato in serata dal presidente nazionale di Confindustria, l'imprenditore modenese Emanuele Orsini. Un segnale importante subito ripreso dai sindacati. Se anche Confindustria si schiera contro Mozart, significa che quello che si sta verificando a Mirandola è un grande trauma. Così Lisa Vincenzi della CGIL e Alberto Suffritti della CISL, che rilanciano: ora Confindustria dimostri cosa significa davvero la responsabilità sociale delle imprese.